Ciao, sono Kisson di Bologna, ho 43 anni, lavoro all'Arca di Noè da 15 anni. Prendo l'autobus 356 da Bologna a Cadriano. Io lavoro qua da molti anni e mi piace stare qua in mezzo alla gente e aiutare il prossimo, perché io sono più anziano di qua e io ci tengo a questo posto. Beh, innanzitutto quando ci chiedono che lavoro facciamo qui in Arca di Noè è sempre una domanda un po' imbarazzante, non perché non sappiamo che lavoro facciamo, quanto perché il nostro lavoro è molto ampio, comprende principalmente due parti. Una parte è più visibile, è quella del lavoro produttivo in cui si montano dei pezzi, delle aziende profit ci commissionano un lavoro da svolgere e noi lo facciamo. La cosa più invisibile, ma anche se vogliamo importante, è l'aspetto relazionale, cioè quello che sta sotto, quello che sta dentro a ogni pezzo della nostra produzione. La storia di Arca di Noè è in fondo la storia fatta di tante storie che si mettono insieme per lavorare, per collaborare, per arrivare a dei risultati che da solo nessuno di noi potrebbe raggiungere. E la caratteristica davvero importante che cerchiamo tutti i giorni di custodire e di portare avanti è quella di cercare di guardare oltre la prima cosa che si vede, di cercare di vedere nelle difficoltà o nelle caratteristiche particolari di qualcuno, quelle che la maggior parte definisce disabilità, vedere delle occasioni, vedere delle particolarità, delle caratteristiche, in modo che ciascuna possa essere nel lavoro diventata importante, possa essere valorizzata. Per esempio, la fisicità di qualcuno può diventare la forza, la motivazione per lavorare, oppure l'essere ossessivo diventa la capacità di fare un lavoro a un alto ritmo, oppure l'allegria o la tendenza sempre a fare gli scherzi diventa la motivazione a lavorare insieme. Quindi Arca di Noè è un nome che richiama anche la diversità, veniamo da tanti paesi, ognuno ha caratteristiche diverse. L'obiettivo focalizzante per noi è questo, che il mondo ci insegna sempre che cosa vedere nelle cose, invece quello che vogliamo suggerire noi è l'importante è dove guardare, quello che si vede poi lo si scopre insieme.